Il 12 giugno 2018 alcuni giovani della Val Pellice hanno discusso del proprio futuro e di quello del loro territorio. Lo hanno fatto al Future Lab, laboratorio del futuro che stimola le persone a discutere per individuare soluzioni reali e possibili per il proprio avvenire. Ma non solo, il Future Lab infatti è una modalità di democrazia partecipata orientata a far emergere e progettare una visione collettiva di futuro. Ad accogliere i ragazzi e le ragazze, oltre alle operatrici di Giovani e Territorio di Acunia Valdese e i rappresentanti del comune di Torre Pellice che hanno organizzato l'incontro, la sociologa e docente universitaria Vincenza Pellegrino. Sì, è molto importante parlare oggi e lavorare sul futuro con i giovani perché innanzitutto il futuro è sempre circolato nelle società, anzi è sempre stato uno degli elementi, diciamo, ordinatori più potenti. Oggi succede che la narrazione potente della generazione precedente sul futuro vacilla, il progresso non è più dato per scontato, il progresso, quella visione per cui la scienza e la tecnica avrebbero riordinato il mondo, governato il vivente e moltiplicato le risorse, vacilla. E noi adulti del Novecento, che ci avevamo creduto, stentiamo davanti al futuro e diffondiamo una visione depressa e catastrofica del futuro. Il futuro manca, dagli adulti ai giovani non viene più trasmesso e quando appare tra i giovani c'è un potere, diciamo, depresso degli adulti di dire no, ma guarda, e nel Novecento ci avevamo già provato e non va a finire bene. Molto di quello che passa tra le generazioni oggi è questa incapacità di reincubare un futuro perché il nostro futuro è stato smentito. Il primo Future Lab che si svolga qua in Val Pellice, ma credo anche in Piemonte, non soltanto nella nostra zona, è un metodo molto molto bello, molto coinvolgente, molto interessante e anche ai nostri ragazzi che vi hanno partecipato numerosi mi sembra sia piaciuto molto e si impegnino parecchio, insomma, nel tirare fuori idee e suggestioni. Questo Future Lab è stato organizzato come chiusura di un progetto finanziato dalla Cassa di Risparmio di Torino che si intitolava Giovani Protagonisti, già il titolo è indicativo. Adesso si conclude questo progetto e ne iniziamo un altro, questa volta finanziato dalla Fondazione San Paolo e prevede diversi tipi di azione. Una di queste, per esempio, è occuparsi dell'economia del nostro territorio per ragionare su che cosa è possibile sviluppare in direzione di un'economia green, di un'economia circolare e anche di immaginare posti di lavoro nel nostro territorio. Sentieri di Futuro comprende il territorio della Val Pellice e il territorio di Avigliana. I due progetti lavoreranno insieme sul tema della green economy e sulla possibilità di sviluppare delle pratiche intelligenti nella gestione del territorio in termini ambientali, utilizzando e coinvolgendo un certo numero di giovani nella realizzazione di queste azioni. Una riflessione sul futuro, dunque, che oltre a permeare questi progetti, indubbiamente condiziona il presente. Parlare di futuro cambia il futuro o cambia il presente? È un'ottima domanda, cambia innanzitutto il presente. È un'azione collettiva che finalmente svela il fatto che, per esempio, i più giovani sono meno depressi, più potenti, il loro corpo, mente e fisico è più pronto al rischio di quello degli adulti. Parlare di futuro svela il conflitto nel presente, mostra risorse dove non te le attendi, cambia il presente. Fa vedere, per esempio, ai gruppi di giovani di essere molto visionari e quindi si rendono conto di competenze che invece dai sistemi scolastici ed educativi vengono marginalizzate. Cambia il presente e quindi riapre il futuro. Nel senso che è questo, no? Cioè, se il presente si rilegittima all'idea che le cose sono possibili, per forza, in qualche modo, il futuro ne verrà contagiato. In che modo non lo sappiamo. In che modo veramente non lo sappiamo.